Caso Dode è un lavoro che si è sviluppato quando io ero ancora, diciamo, una parte di Chincalelli. Non è stato uno dei primi lavori fatti con Chincalelli, c'è stato Caso Dode, ma durante, insomma, stavo facendo altre cose, poi comunque abbiamo continuato ancora. E, è interessante perché appunto il Paso Doble, diciamo, è derivato da un periodo di lavoro che ci aveva coinvolti nella produzione di Cenci Spettacolo, non so se l'hai visto, che era un lavoro che partiva, diciamo, da diciamo così, che partiva dai discorsi sul teatro di Antonio e che nel percorso di Chincalelli poi andavano a chiudere quella che abbiamo chiamato la trilogia, quindi Mario Fogli, quindi Avendaio, Otto, e l'ultimo è stato Cenci Spettacolo, che si interrogava in maniera molto definita e definitiva sulla questione della rappresentazione. Quindi, diciamo, Otto in qualche modo per noi andava a chiudere appunto il cerchio, no? Rispetto a la questione della rappresentazione nella contemporaneità, insomma. E quindi nei Cenci Spettacolo era una fase in cui effettivamente stavamo rimettendo in gioco la questione espressiva del corpo, in scena, sulla scena, nella scena, con la scena, cioè potrei andare avanti un po'. E quindi su questa onda di riflessione, diciamo così, mi ricordo che tra le varie cose, tra i vari materiali, insomma, no? che su cui io stavo vagando e che proponevo anche agli altri, no? Come materiale di ricerca, di riflessione, un giorno appunto venni fuori con questa cosa e dissi: mi piacerebbe provare a fare questa cosa. Cioè a riprendermi come materiale mentre sto facendo qualcosa, questa era un po' l'idea, e poi tentare di produrmi, cioè di rifare esattamente quello che ho appena fatto. Mi sembra che partì proprio da un'intenzione di questo genere, no? Quindi effettivamente facevo alcune prove perché pensavo che poteva essere una parte dello spettacolo, cioè che poteva essere inserito dentro una scena, diciamo, dei Cenci Spettacolo. Poi, in realtà, per una serie di motivi, insomma, questa scena non è stata inserita dentro i Cenci Spettacolo, infatti non c'è dentro lo spettacolo. Però questo lavoro, diciamo, è rimasto di stand-by. Quindi poi dopo che i Cenci Spettacolo insomma, subito insieme, insomma, qualche mese dopo, questa cosa ha cominciato a circolare, no? Un po' dentro di me, un po' anche questo desiderio, no? Di sviluppare questo discorso. E quindi sì, effettivamente Paso Doble è nato così, è nato perché ci avevano fatto una commissione, cioè c'era una galleria d'arte contemporanea di Firenze che si chiama Base, che ci ha invitato, molto piccola, perché ovviamente è una piccola stanza che dà sulla strada, entrata che dava sulla strada del centro di Firenze, tipico white cube da televisiva, quindi pareti bianche, cemento grigio a terra, niente acqua, una stanzettina, una piccolina, che appunto aveva questa vetrina sulla strada e ci chiese di fare un evento di formativo, no? Dentro alla loro sede. E mi ricordo appunto che Paso Doble è nato per questo motivo, perché ci fu chiesta questa cosa e una serie di riflessioni in comune abbiamo pensato: ma potremmo provare a fare qualcosa che parta da quell'idea lì, che trovi, diciamo, il suo una sua forma, una sua consistenza performativa, quindi
tanto, non è mai stata pensata un'idea per me, uno spettacolo che potesse stare sulla scena teatrale. E quindi diciamo su ciò è il contesto da cui è partito. È stato presentato in diversi contesti, poi dopo come un spettacolo, sì. Però mai su una scena, su un palco, diciamo, sempre stato presentato in situazioni spaziali, diciamo, diverse, quindi penso a San Calcio, per esempio, ed era un luogo, anche lì era un stanzone molto grande, inserito dentro una fabbrica delle candele, la fabbrica di sapere San Calcio, quindi ogni volta in qualche modo cercavamo un luogo specifico dove poterlo mostrare, anche perché avevo una durata abbastanza effimera, nel senso che ogni volta cambiava, dipendeva un po' da me anche. Poi piano piano aveva trovato anche un suo tempo. Le prime volte che l'ho fatto andava dalle 2 alle 3 ore, c'era follia totale. E poi piano piano abbiamo capito, io ho capito come potevo modularlo e quindi però per me un'ora e mezzo andava, insomma c'era bisogno di più tempo, sia per me che per il tentare di riprodurre, ma anche per chi guardava, perché era un tempo che permetteva di entrare insieme a me in quella cosa là che stavo facendo. Questo era anche un po' la questione, no? Che metteva in campo un po' dove, con lo spettatore, cioè ti chiedeva proprio un po' di diventare partecipe, no? Di quello che stava accadendo. Con lo sguardo e con la tua presenza. E la cosa che mi aveva appunto colpito era questa coincidenza tra proprio il processo di lavoro e il prodotto risultante. Sì. Sì, c'era proprio una coincidenza molto forte, appunto perché non era un processo messo in moto, cioè non era mostrare il processo, ma era proprio un processo che si attualizzava, quindi sì. Attualizzandosi diventava anche una performance, no? Sì. E io come stavo facendo, metteva così, stabiliva questo contatto, no? con lo sguardo dello spettatore. Con la presenza dello spettatore, perché quello che accadeva era anche molto interessante, cioè il pubblico che in qualche modo si concedeva, no, di entrare dentro questo tempo, anche di andare dentro questa visione. Era incredibile perché era davvero coinvolto emotivamente. C'era un pubblico, c'era questa cosa molto forte, cioè credo la prima volta che l'abbiamo fatto sì, presi tutti, perché non avevamo forse individuato fino in fondo, no? Questa componente del lavoro. In realtà lui ti concedevi di giocare insieme a me. Eri coinvolto anche lui, cioè tu che guardavi in realtà eri quasi coinvolto fisicamente, no? Perché tu stavi dalla parte di quello che vedeva tutto, di me, vedevi il mio errore, no? Quindi volevi in qualche modo, in altri momenti volevi aiutarmi, volevi dire no, guarda, stai sbagliando, devi alzare il braccio destro e il braccio sinistro. Che non so, il lavoro funzionava così, io facevo un'improvvisazione davanti al pubblico, sì, normalmente. Massimo 2 minuti, che sono già tantissimi dati. Pure mi facevo, mi prendevo per un paio di 2 o 3 minuti massimo e poi il tentativo era quello praticamente di provare a riprodurre quello che avevo appena danzato, no? Quindi era una sorta di sì, abbastanza intensa come attività, non solo del corpo ma anche della concentrazione, il desiderio anche, diciamo, nei momenti in cui mi porta per prendere le mani e gettare e basta, non le posso più, basta, non voglio fare, cioè questi momenti in cui mi prendeva proprio
sconforto, non riuscivo a ritrovare più una cosa, così quella stanchezza cominciava a perdere i pezzi, no? Questo però passava. In realtà era molto semplice, perché effettivamente potrei potuto fare in qualsiasi stanza vuota, potevo farlo qua sopra, bastava avere insomma una telecamera sul cavalletto e un monitor, un televisore, insomma, su un carrello basso, una radio, questa radio che accendevo così a caso, quindi il suono a volte era casuale. E basta, cioè, nello spazio. Avevo anche, tra l'altro, per far sì che tutto fosse dentro, diciamo, la ripresa, lo spazio dell'azione era molto, cioè, molto minimo. Sì, ma è interessante soprattutto perché in realtà, almeno per me, dal mio punto di vista, in sala propria non c'è nessuna differenza, cioè nel senso che ci lavori a una, cioè, è il presupposto, capito, che è diverso, ma in realtà insomma come dire, è stato un approccio al lavoro tale quale a qualsiasi altro, no? Cioè entri dentro una cosa, cominci a fare un'elaborazione di pensiero rispetto a quella cosa e poi cominci a immaginarti, no? Avere un'intuizione rispetto a una forma, no? che pensi che potrebbe avere questa cosa qua. Quindi comincio a fare delle prove e a verificare, no? A farti delle domande, insomma, comincio a entrare dentro un processo. Quindi, dal punto di vista proprio fattuale del lavoro, non è che porsi la domanda di che cosa vuole dire appunto fare aderire il processo, no? e il prodotto, o in qualche modo, sì, farmi aderire. Non lavorare su, non considerarle come due fasi separate, ma come un'unica cosa, no? che si mostra. In realtà insomma non ha modificato assolutamente l'approccio il processo di lavoro. L'importante per me dal punto di vista performativo e anche, ma non tanto dal punto di vista performativo, ma tanto dire di queste due prime serate fatte davanti a un pubblico, è stata proprio questa questione di come evidentemente lavorare con Gaia appunto evidenziava questa possibilità di esserci ma anche di non esserci, no? E come questo in realtà in relazione me, quindi questa compresenza, diciamo, era forse il dato più importante, più interessante, insomma, no? Anche per chi guardava il lavoro, no? Cioè, i momenti più belli erano quando Gaia se ne andava, quando Vito stava lì, si metteva lì così, si sdraiava nei momenti più intensati, no? Si metteva lì e guardava, e poi improvvisamente invece diventava partecipe, che poi quando, cioè, abbiamo fatto insieme delle cose molto semplici ma anche molto belle, no? Perché camminavamo insieme, poi a un certo punto c'era una parte del lavoro in cui facevamo una pseudo-lotta, che era la parte più animale forse, no? Forse era la parte che io in qualche modo mi avvicinavo di più a lei. E c'erano momenti anche invece molto astratti dove in qualche modo la mia danza diventava proprio la mia danza e quindi il tentativo anche di comunicare con lei attraverso quella parola, ma assolutamente non riuscirci, no? Il modo in cui lei a volte si interessava molto di quello che faceva, altre volte diceva assolutamente no. Quindi era molto bello vedere il suo movimento lì dentro, come lei entrava, usciva e di me. Si mostrava, cioè era una cosa molto forte. Quindi dicevo, cioè in realtà io lo percepisco come un primo studio, cioè mi piacerebbe molto avere la possibilità di lavorare ancora e mi piacerebbe lavorare ancora con lei, insomma, cioè, ho capito anche che comunque il team
tipo appunto di possibilità insomma mi sono data non so insomma come posso dire, cioè non riesco ancora in questa fase, faccio fatica a immaginarmi di poter lavorare sempre con un cane diverso, per esempio, no? Sì. Cioè ogni volta magari andare in un posto e anche perché ci vuole bene. Cioè, sì. È un lavoro che è dato proprio, che dalla coscienza proprio dall'incontro, dal trovare insieme dei luoghi, no? Delle cose possono accadere, ma devi proprio insomma ti devi mettere, cioè l'animale ti si mostra per quello che è, cioè non c'è un certo che c'è. Quindi io altrettanto, cioè nel senso non potevo tirarmi indietro mai, capito? Cioè figurati. Poi il cane, un cane in particolare ti dà tantissimo, cioè è una cosa incredibile quanto un cane è disposto però a darti, cioè con una proprio. Quindi anche dal punto di vista appunto emotivo, insomma, è stata un'esperienza di lavoro molto, molto forte, insomma, mi è messo a pensare appunto dopo, e quando poi è finita, diciamo, più o meno questo mese di lavoro con queste due presentazioni al pubblico, e sono tornata a casa a Firenze, ero stanchissima, esausta, ma non me ne ero accorta, appena mi sono fermata ho detto, oddio, a parte il fatto che questa sensazione chiaramente di improvvisamente di una mancanza enorme, no? Quindi quanto mi ero invece molto, quanto avevo legato, cioè, ho legato, no? con questo animale. E quindi a parte questo, in parte proprio questa stanchezza, ma mi sono resa molto di quanta energia avevo messo in gioco, no? Ma tutta di relazione, cioè, non è come, è stato diverso da come quando, vabbè, chiaro, ogni volta che si fa uno spettacolo, si fa qualcosa, insomma, si mettono in campo tante energie, no? Ma in questo caso mi sono resa conto che era tutta un'energia che ho messo in campo per rimanere in contatto, no? Per rimanere in contatto, per trovare un contatto e coltivarlo, no? E avere cura, no? Di questo contatto che si era stabilito tra di noi. Quindi da tanto, ma anche come dicevo, però appunto ho capito adesso, insomma, che non è facile produttivamente, è una cosa insomma abbastanza, sì, forse anche abbastanza impossibile, perché cioè se io adesso mi immagino di rilavorarci ancora, avrei bisogno di fare un altro modo di lavoro. Lei, cioè è possibile immaginarsi per dire, almeno per adesso, non è uno spettacolo che prendi e porti le varie, no? Cioè che fai le regge, nel senso che, no? Che arrivi la mattina per lo spettacolo, sì. Per le varie sere, prenda una forma, non so, ancora diversa, forse un pochino più performativa, meno spettacolare, quindi che io credo che la questione interessante che ho individuato in questa prima fase di lavoro è come davvero mettere in atto questa relazione che non è basata sul dominio, no? Ma è basata proprio su e questo poi si lega anche al discorso sulla grazia, è basata proprio sulla coabitazione di un luogo, sulla coabitazione di un momento, sull'incontrarsi un luogo che non è il mio né il tuo, no? Però con appunto una diversità, perché un animale è diverso, tu sei diverso da un animale, insomma, quindi accettare questa diversità è semplicemente trovare un altro piano, no? Le cose possono accadere, possono trovare delle forme di linguaggio, però appunto sono altri. Sì.
Dopo aver fatto questa cosa ho pensato che forse potrei davvero decidere di vivere con un cane e addestrarlo. Quindi poi diventa più semplice, no? Perché sarebbe bello. Ed è anche curioso perché chiaramente ha risposto molta curiosità, cioè, tante persone mi hanno chiesto perché magari hanno letto, hanno visto qualcosa, quindi dopo tantissima era moltissima curiosità, però appunto così, cioè nel senso, nuovo ci vuole qualcuno di molto illuminato, no? Che è disposto magari a non a rischiare, ma semplicemente a cambiare posizioni, sì, a provare anche a verificare cose diverse, insomma. Però dai, non l'ho chiuso, cioè questa è una cosa che so che è lì e che ancora sta. Sì, mi ha, cioè. E sicuramente una così diramazione di tutto questo processo di riflessione del lavoro, insomma, non so come chiamarlo, che sto facendo insieme a Lucia Mara sulla questione della grazia, insomma, intesa come attitudine, no? Rispetto alla vita, quindi diciamo che alla fine questo lavoro qui è venuto fuori microdanza con un canale di strato e è arrivato anche lì per una sorta di commissione che mi è stata fatta, no? Mi è stato chiesto, no? Di fare qualcosa che avesse come tema il rapporto tra l'uomo e l'animale, insomma, tra l'umano e l'animale. Però era un desiderio che avevo da tempo, quindi e poi quando ho cominciato a entrarci dentro ho capito che il tipo di rapporto che ho detto, che appunto cercavo di dare era proprio un rapporto che aveva a che vedere tantissimo con la possibilità di attivarsi attraverso la grazia, comunque attraverso un rapporto con il potere con tutta un'altra qualità. Poi io qua ho fatto la scelta di uscire da una dimensione collettiva per proseguire invece in una dimensione molto solitaria, no? Però allo stesso tempo è chiaro che mi interessa mettermi in una condizione in cui posso parlare con qualcun altro, anche se molto diverso da me, no? Quindi, perché lo sento comunque, e lo è, insomma, perché è una modalità, è un processo ricco, che produce differenze, no? E quindi questa è la cosa forse che più mi interessa, no? Cioè, interessa tanto, ma non mi è mai interessato, ora forse ancora meno di prima. Non mi interessa tanto proporre qualcosa che sia mio, cioè che corrisponda alla mia soggettività o al mio essere artista, no? Non è questo. So che sto dicendo una cosa anche molto precisa e molto pesante, anche, no? Che invece, per esempio, il sistema italiano, il sistema invece ancora chiede all'artista di essere l'artista. L'autore, sì. Sì, l'autore di essere l'artista, quindi di farsi in qualche modo un individuo, no? Artisticamente essere un individuo, no? E io invece fino adesso ho continuato a togliermi da questa questione qua, con molti fraintendimenti, perché chiaramente il fraintendimento su di me in questi anni, diciamo, da quando sono uscita anche in galera oggi, perché ma come? Ma allora tu che cosa fai? Non capisco, no? Fai lo spettacolo, poi fai la performance, poi fai la conferenza, poi parli del corpo, poi parli di questo, poi fai questa, ora fai questa cosa. Ma chi sei? Mm-hmm. Se all'inizio da un semplice performance, coreografa. Nel senso, quindi su chi sei io ti potrei rispondere, sono una coreografa, ma non
perché mi interessa dichiararlo, no? Capito? Ma perché dal mio punto di vista, ma non solo, insomma, non è quello che dico io, cioè nel senso, davvero mi interessa considerare la coreografia come un ambito molto più espanso, no? E quindi, malgrado, ripeto, io poi ho tutti i miei percorsi, no? Quindi sono una coreografa che sa danzare, cioè nel senso, capito, che si porta dietro tutta una vita là, cioè ce l'ho questa possibilità, questa capacità, non è che non lo faccio, ma mi interessa guardare la visione della coreografia da tanti punti di vista, forse, non so, forse questo, ma è così anche, come dicevo, mettermi in darmi la possibilità di poter parlare con qualcun altro che non è detto che parli per forza il mio linguaggio o la mia lingua. Nel caso di Lucia Lara, quindi rispetto a questo progetto in particolare, diciamo che il nostro incontro è accaduto durante Dance Number 3, quindi in qualche modo è qualcosa che stiamo portando avanti da tempo, che stiamo anche, è un discorso, diciamo, di è un dialogo appunto che stiamo sviluppando da tempo, quindi effettivamente ha una qualità diversa, insomma, no? E evidentemente io credo che in qualche modo ci, non so come dire, in qualche modo verrebbe da dire una relazione con l'altra, oppure in qualche modo c'è cioè, di nuovo è ritornato su un discorso di gara, c'è cioè una sorta di nutrimento reciproco, no? Perché evidentemente il pensiero che gira nutre il mio corpo e viceversa il mio corpo, se vogliamo dirla così, nutre il pensiero che gira, quindi è un travaso continuo di informazioni, no? che ci passiamo. E l'idea l'idea, cioè il fatto è che a un certo punto, allora prima di tutto premessa, diciamo che in questa fase nuova di dove è, ci siamo anche noi spostati un po' dall'idea della conferenza performance, perché evidentemente non si tratta più forse neanche di considerarla una vera e propria conferenza che ha un formato più performativo, ma forse la intenzione è quella proprio di provare a far apparire in qualche modo un luogo coabitabilità, quindi di coabitabilità per chi fa, per chi guarda, per chi parla, per chi si muove, insomma, quindi in questo senso anche l'ospite, no, che in qualche modo è invitato da noi a attraversare, ma quell'attraversamento però c'ha un'intensità, sì. Questo. E poi vabbè, il discorso di vacanza è interessante, è molto complesso e forte, perché evidentemente ha molto a che vedere invece con anche una possibilità altra di affrontare, diciamo, la realtà del mondo in questo momento, insomma, cioè stiamo in un momento molto forte di grandi cambiamenti, ma sono cambiamenti che evidentemente non riusciamo neanche bene a vedere, no? A inquadrare, a decifrare, questo ci sta bene molto, no? Ci crea anche, credo che ci crei questa sensazione che abbiamo di fine, no? Che tutto sia in qualche modo dentro alla fine. La paura appunto di questa fine e anche a volte l'impossibilità di immaginarsi qualcosa, no? Sì, di proiettarsi, no? O anche solo di vivere il presente, no? Senza appunto una sensazione di fine o di depressione, di scoraggiamento, invece un po' forse l'utopia di dov'è è proprio questa, no? È di non tanto immaginarsi qualcosa, né darsi la possibilità di immaginare qualcosa, ma forse proprio
tentare di fare qualcosa. Questo è un punto via, capito? Questa è la differenza, no? Non è tanto una proiezione, no? Un possibile mondo migliore, non in questo senso. Il mondo non è migliore, non sarà migliore. Però appunto con questa consapevolezza tentare di fare qualcos'altro. Quindi in questo senso è un'utopia molto più concreta. Pensando anche alle prime produzioni, poi dopo anche scelta di lavoro solista, ma non completamente solista perché sempre in relazione, quindi un po' se poi si sente di poter dire appunto come è cambiato per te il modo di concepire la produzione, tra virgolette, come senti di situarti rispetto al mondo e in qualunque senso vuoi intendere. Sì, no, beh, sicuramente le due cose sono collegate tra di loro. No, è molto forte questa domanda per me perché proprio quest'ultimo periodo, insomma, questa ultima fase del percorso, per me è cambiato tutto, cioè, a livello di tempo, cioè è cambiato tutto, sono spostate molte cose, poi è evidente che nei fatti, no, nelle cose concrete su come si produce o su come io riesco a produrre, è chiaro che devo confrontare comunque con una realtà che funziona in un certo modo, quindi in questo senso a volte mi trovo anche molto in difficoltà perché non ho più, cioè, diciamo, mi si è spostato molto perché effettivamente non ho sarebbe un po' da dire così, non credo più nel sistema, in un sistema produttivo così come l'ho vissuto finora, come è stato finora. Quindi, idealmente, diciamo così, non mi interessa l'idea del produrre, no? Cioè, ogni anno fare una produzione nuova, sì. Avere dei soldi, no? Sufficienti per poter continuare anche il mio lavoro, perché ogni anno devi fare una produzione nuova, perché appena tu ti metti, come dire, appena ti metti un attimo perché altrimenti sei percepito come uno che è uscito fuori dal gioco. E questa modalità di intendere la creazione artistica o quello che è, non so neanche come nominarla io, perché non credo neanche più che esista l'arte come questione umana, cioè l'arte per come insomma io lo Non, una parola che riesco anche più tanto a usare, capito? Perché è evidentemente una come tutte le altre questioni della nostra vita è connessa strettamente al mercato, insomma, e quindi a questioni economiche, non artistiche. Quindi idealmente io mi si è chiarito dentro di me che la questione per me è spostata in tutt'altro luogo e quindi è chiaro che però mi confronto con una realtà che funziona appunto in quest'altra maniera. Quindi è evidente che in questo momento sono un momento di grande così, riflessione anche più che altro non è facile da dirla questa cosa, perché da una parte in alcuni momenti sento proprio la necessità di non aderire a questo tipo di sistema. Quindi poi però questo mi fa chiaramente con la domanda, ok? Non aderisco a questo tipo di sistema, quindi però che cosa, cioè dove mi sposto? Allora, altri sistemi non ce ne sono,
Quindi si tratta in qualche modo, cioè evidentemente, penso che è una domanda che un po' tutti si ad un certo punto si trovano a dover affrontare, insomma, comunque se la devono porre, no? Perché, quindi puoi decidere di aderire, non aderire, di scegliere, non scegliere, solo che io sento che il sistema si sta talmente automangiando, autodistruggendo, no? Che non vedo più prospettiva, insomma, non vedo futuro a questo modo di... Okay. Quindi sono sicura, insomma, che le cose si dovranno modificare, veramente non evidente che le cose in qualche modo, per forza di cose, si muoveranno, si sposteranno, ma si sposteranno anche radicalmente, non si torna indietro, però sicuramente le cose si sposteranno radicalmente. Evidente che io in questo momento, appunto, si parte dal presupposto che appunto, non mi voglio mettere in una dinamica di domini e di poteri, quindi lo sto anche dichiarando, no? Quindi sto tentando di trovare qualcos'altro rispetto a quel tipo di condizione di vita. È evidente che può essere anche, può essere anche come un modo di produrre sarà molto diverso rispetto a come è stato fino adesso. Adesso non riesco più a... non ho una risposta, so che mi si è spostato completamente e sono anche molto felice di questo, cioè non è una cosa che mi crea angoscia, ansia o paura, no? Cioè, ho una forte consapevolezza, ma una forte tranquillità, mi verrebbe da dire. Preferisco stare fuori dal gioco, non so come dire, quel gioco lì non mi interessa. Quindi, ecco, la mia domanda è quindi, anche io sono già fatto questo, insomma, questo è quello che posso fare, insomma, quindi non è tanto la questione di dire, ah, vabbè, adesso fuori dal gioco, allora mi sposo, faccio altri figli, no? Non è che cioè, cambio vita, no? Ma, può essere anche che accadrà, no, non mi sposo, faccio molto più, ma che trovi, cioè che cambi la mia direzione, no? Però non è tanto questo, ma è proprio il vero, come dice che lo so dopo, questi contatti, queste relazioni ci sono sempre state, insomma, non è che tra gli artisti, per esempio, no? Cioè, è evidente, sono... non sono delle, almeno dagli anni 90 in poi, non sono proprio dei veri movimenti, però insomma in qualche modo ci sono delle correnti, ci sono dei flussi, no? Delle vicinanze, delle piccole comunità, diciamo così. Io sento che questa è un po' una cosa che attraversa anche il discorso che sto portando avanti con Lucia, anche il desiderio di avere anche appunto degli ospiti, no? A questo luogo. Sento in questo momento la questione della comunità, ma una questione molto centrale, insomma, ci riguarda tutti, ecco, non è solo la questione di stabilire una, cioè non sto parlando della comunità, no? Della ricerca, cioè non in un senso così stretto, ma in un senso molto più ampio, sì. Sociale. No? E in realtà ci siamo a un certo punto dette e accorte che fondamentalmente le comunità esistono, non è che non esistono, anche nel nostro ambito, no? E che spesso non ci se ne accorge più, cioè non gli si dà più quel valore, però non so, quindi in realtà le comunità esistono, forse è di nuovo il momento di accorgersene, ecco, di accorgersene e quindi di dare anche voce, però deve essere una voce in questo momento, deve essere un po' alta, poi deve essere una voce, capito, un po' silenziosa, deve essere una voce che si fa sentire, cioè io credo, chiaramente parlo sempre molto della condizione italiana, eh? Cioè, nel senso che
poi su diversi livelli proprio che ci sono delle cose che si spostano dappertutto e delle questioni anche questa qui della comunità e del come non riprodurre degli stessi schemi, però allo stesso tempo avere questa voce alta, no? Che è una questione. Sì, io sento che bisogna schierarsi, cioè bisogna dire quello che come uno vede le cose, come le pensa, come le sente, bisogna dirlo, cioè nel senso, capito, senza, perché vuoi appunto avere tu il potere che hanno gli altri, semplicemente che vuoi esistere, cioè vuoi dire delle cose, vuoi che queste cose si possano dire, perché il paradosso è anche questo, che sembra che ci siano delle cose che non si devono più dire, no? Dici no. Sì. Cioè ci sono molte ideologie ancora in campo, no? Ci sono molte chiusure, sono molte chiusure. E sì, quindi insomma in questo senso sì, credo che in questo momento bisogna posizionarsi il più chiaramente possibile nel mondo, insomma, da un momento in cui bisogna stare in difesa. Bisogna posizionarsi, cioè, se non altro, insomma, darsi la stessa possibilità, ma anche perché, voglio dire, non c'è niente di eterno, ma una posizione. Quindi, si continuare a percepire che siamo tutti in flusso, no? In movimento, cioè non in una roba ferma e statica, un po' la sensazione che hai sulla pelle in Italia in questo momento è che tutto che pesa, cioè un peso specifico, capito, enorme, no? Quindi ti sembra tutto intorno a te ti dice che è pesante, quindi è tutto fermo, no? Sembra che sia tutto fermo, che bisogna spostarsi, bisogna spostarsi continuamente, no? Bisogna spostarsi continuamente. In questo senso, diciamo, la questione è politica, perché ha a che vedere sui rapporti di potere e i rapporti che hai con il potere. Il potere è una roba che invece tende a statico, ha bisogno delle certezze, no? Invece di stare fermo in un luogo, di stabilire delle cose, no? Invece con la grazia, per esempio, no? Invece dice no, non è così. No? Cioè attraverso appunto il potere della bellezza, che è una bellezza senza potere, come dire, posso mettere in atto qualcosa che è assolutamente potente, appunto, ma che muove continuamente, sbilancia continuamente, quindi non crea mai dei luoghi, no, di potere, ma eventualmente delle intensità, quindi delle potenze, ma non dei poteri, no? Quindi, un po' questo. Quindi in questo senso proprio c'è, cioè, non è che abbiamo, io non sono una cinica, però sono sempre stata una ottimista, diciamo così, se così si vogliamo, comunque sempre una che ha sempre immaginato che le cose si muovono, no? Possono cambiare, no? Quindi evidentemente possono anche cambiare in meglio. Quindi in cinica non sono mai stata e non sono neanche ora. Diciamo che adesso forse sono molto consapevole e quindi sono più lucida, no? Sono meno ingenua. Quindi è evidente che anche io non è che credo che il movimento che io posso fare è davvero, non so, è un movimento grande, evidentemente forse è un piccolo movimento, no? Cioè, un movimento piccolo che può avere un piccolo riverbero, però questo riverbero mi interessa, insomma, cioè lo voglio andare a ascoltarlo, insomma, altrimenti.